Amici di Player Inside e anche nemici di Player Inside, noi salutiamo tutti indistintamente. Tutti e due, tre, quanti sono? Beh, pochi che sono. Benvenuti a Game Fails, la prima puntata del 2021. Oh, quindi la miglior puntata, ah, quello lo facciamo per annunciare. Non ce l'ho, okay. Esatto. Ah, prima, piccolo sponsor. È da un po' che su questo canale non nominiamo uno dei nostri sponsor abituali, Raid Shadow Legends, quello in cui ci sono i draghi. Che poi intendiamoci, quando nessuno in Italia conosceva ancora il gioco, gli sviluppatori hanno chiesto di porre enfasi sul fatto che ci fossero i draghi, ma in realtà il fatto è che nel gioco c'è un sacco di Sì, insomma, ce n'è molto più che draghi. Alla fin fine mi ritrovo a giocare da un bel po' a Raid Shadow Legends, anche perché mi è bastato cominciare a giocare e a vincere le prime partite nella campagna principale per entrare nel loop di si vince, si fa esperienza, si ottengono un sacco di monete d'argento, ci si blocca su un boss particolarmente forte, allora si va in taverna, si fanno livellare ulteriormente i propri campioni, si torna a combattere e i boss forti gli si fa il c***o. Ma ci sono anche altre modalità di gioco, oltre la campagna principale, come i dungeon di livello via via crescente, le guerre tra fazioni, l'arena in cui combattere contro le formazioni di altri giocatori, e i clan boss da affrontare con la propria squadra. In Raid Shadow Legends ci sono un sacco di campioni eccezionali, di quelli che uno dice, mamma mia quanto sono eccezionali, e praticamente ognuno è meglio dell'altro. E c'è anche il Death Knight. È andato. Questa cosa imbarazzante ci tenevano a farcela fare, quindi... Tra le ultime novità di Raid Shadow Legends abbiamo la Doom Tower, una torre con oltre 120 piani, diverse stanze sfida segrete e 12 badass bosses. Midna, nel briefing c'è scritto badass, ma badass in inglese significa cazzuto e non so se su YouTube si possa dire cazzuto. Porca di una puttana. Insomma, se volete provare Raid Shadow Legends gratis, cliccate sul link in descrizione. Voi non avete neanche idea di quale supporto diate al canale semplicemente scaricando il gioco dal link in descrizione. Grazie. E in questo modo, se siete nuovi giocatori, otterrete il campione Bulwark, 50 gemme, boost di XP, refill di energia e un frammento antico tutto solo per i prossimi 30 giorni a partire da ora, quindi scaricatelo adesso. E mi raccomando, cercate anche il nostro clan, che si chiama Raiden P. Si chiama Raiden P perché Player Inside era già stato preso da qualche figlio di buona donna. Veramente sei stato tu, solo che non ti ricordi la password. Fateci sapere se lo sponsor era divertente, perché noi stiamo cercando di fare degli sponsor, perché sapete, si deve anche mangiare, no? E YouTube, se aspettiamo YouTube qua... È finita? Però ci teniamo a farli in modo tale che, qualora non vi interessasse il prodotto, e speriamo che vi interessi, vi divertiate comunque. Questa è una cosa che... No? Cominciamo! Fateci sapere. Okay. Sottomondo di Watch Dogs, sì. Per ricordarci che il 2021 non cambia giochi Ubisoft. Beh, è un gioco del 2020. Questo se è vogliamo, vero. Attenzione, abbiamo un Game Face retro, Final Dannata. Fantasy 7. Dannata, attenzione. Abbiamo un cloud gigantesco. Anche se mi sembra la versione per PC, eh. Vabbè, non è importante. Beh, si bugga su PC, no, vabbè, anche su ok, viaggio rapido. Carichiamo, ecco, ripartiamo così. Bene. Mi sembra... Poi le texture dove sono andate. Ma questo bug del, non lo so, correre nell'aereo, nei giochi Ubisoft è frequente. Questo è capitato a me, stavo guardando questa macchina. Molto bella. Molto bella. Molto bella, sì. Fino a quando succede questo. Ma giusto. Tu perché guardi le... Ma tu perché devi guardare le macchine? Non lo so cosa... Ma non l'ho capito. Perché? E poi vedi che se n'è andata. Ah, vabbè. La bella statuina. Ma in realtà sta fingendo così. Ah, no, è proprio... quindi non ha proprio materiali. No. Cioè, non è questa è la moda. Anche questo è successo a me. Vai, Panam! Ma no, ma in realtà è che è una pro. No, e poi scompare. Ah, scompare. Non era una pro. Ma noi abbiamo cercato di centellinare i bug di Cyberpunk, perché sennò, insomma, ce ne sarebbe da fare altre 5 puntate, però... però qua è difficile, ragazzi. Cioè, per osmosi si arriva a pubblicarne tanti. Allora, un po' d'acqua, ecco, si deve risparmiare. Michael, hai un po' esagerato. Cioè, troppa acqua. Ma dai, è un superpotere, dai. Dai, quelle mani asciugatele. Anche questo è un superpotere. Sì, sì, la telecinesi. Ma perché dai, fargli male? Ma che... Perché non lo so. Perché è invidioso il suo superpotere. Guarda che bravo, guarda che bravo. Guarda che bravo, col manico, tra l'altro. Va bene, io ripeto, non volevo metterne tanti su Cyberpunk, ma
Questo è meraviglioso. Senza testa in terza persona, questo prima che esistesse sì. la moda della terza persona. Sì. E un altro ragazzo ce l'ha mandato uno simile per farci capire che è proprio buggato questo punto. Ah, ok. Lui se n'è andato così. Sì. Infatti, eccolo. Ah, questo è di un altro. Questo è di un altro, però lui è sempre senza testa. Bene. Perché non è prevista la terza persona, quindi è come se lui non vedesse. Meraviglioso. Che okay, parte della main pure, vabbè. Aspetta. È che in Cyberpunk è previsto che ci siano degli innesti che fanno sdillabrare le persone. Ma che cos'è? Hashtag sdillabrare. Oh, è entrato dentro la pelle. Si sono visti i peli pure. Cos'è? Si è visto il pene dall'interno. Ma questa è una cosa assurda. Mamma mia. Ma cos'è? Sarei curioso di sapere dov'è che stava giocando, su PC. Mio Dio. Ok, GTA Online, sì. abbiamo finito la missione, possiamo sì. uscire. Perfetto, perfetto. Dai, apriamo Dai. L'ascensore. Dai, vabbè, uscire siamo usciti, Poi che sia il sottomondo, però attenzione, paracadute. Sì, ma è inutile. Per perché... ammirare tutto il sottomondo e la sua complessità. Di nuovo Cyberpunk, perché giustamente il ray tracing fa... Non è il ray tracing, l'illuminazione fa bordello. Ma un po' eccessiva, cioè vabbè che esatto. è Cyberpunk, però qua... Ha il suo perché. Ha il suo perché. O no? Nel senso, il suo perché soprattutto per gli epilettici. Questo è un gran perché. Direi il non perché. Esatto. Qui mi sa che la scheda grafica. No, ma con Cyberpunk non si può mai sapere. Prima eravamo senza testa, abbiamo solo la testa. Perfetto. Questo però è Uncharted. Sì. Dai, vabbè, non ti vede, anche se ti vede rimane stupido. Speravo non si giungesse. Guarda questa scena. Sì. Troppe morti, troppa rabbia. Ciò che è fatto, è fatto. E lui guarda la signora, ma cosa è successo? E lui l'ha trovata. Ah, in cielo. È come quando perdi il palloncino a gas da piccolo, no? Esatto. Che rimane in cielo per anni. Sempre fartare. Questa morte sì. super violenta. Sì. Senza motivo. Ma forse non è morto? Attenzione. No, i miei dubbi. Ora sì, ora sì. Ah, Watch Dogs, le macchine sì. qui sono impazzite. Non c'è un conducente, proprio la macchina è impazzita. Sì, perché sono automatiche. Quindi, ah, va bene, si è disassemblato. Va bene, è andata così. Benissimo. È andata così, okay. signora. È andata così. Si aggiunge lo scooter, prende fuoco pure lui, perfetto. Ah, questo è un classico. Questo è un classico, ma sì. questa versione è particolarmente bella perché c'è un altro carro con un altro cavallo. Quanto ragazzi, gli si può volere bene Skyrim. Tra l'altro, dopo aver visto sto bug, ho ricominciato Skyrim. Sì. Guarda me. Skyrim, anzi, è l'unico gioco in cui i bug ti fanno venire voglia di giocare. Per scoprirne altri. Però questo è veramente insuperabile. Ed è una scena seria. Attenzione, una scena preoccupante. Una scena con tanta tensione, no? Quell'uomo allontana il allora, guarda tutto a destra. Sta caricando, però c'è una scena in corso. E quindi non può caricare. E quindi che succede? Vi fa onore. Forse potrei convincerlo del vostro talento. E lui continua a parlare. Oddio. Questo è bellissimo. Perché vogliamo ricordare che i giochi di CD Projekt sono buggati since 1999. Allora, qui vedi una mano c'è una in mano più. In più, infatti. Vedi una mano in più. Questo è Crazy Taxi. A parte che entra dentro. Fake Taxi. Però guarda, c'è uno, un NPC abbassato dentro la macchina. Oddio. Io capisco, però... È rimasto intrappolato dentro la macchina. Questo... Vabbè, è una tecnica che secondo me non funziona. No, questa. No, no, però intanto ha funzionato. No, no, non ha funzionato. Direi di no. Questi che stanno facendo? Stanno ballando nel nulla. Sì, avranno degli impianti speciali. È andata così, anche questa è andata così. Qui FIFA 21, giustamente, attenzione. Ma i piedi in faccia, il capito? Secondo me era fallo. No, vabbè, questo è meraviglioso, ragazzi. Questo è meraviglioso. Con quel piede cosa vuole fare? Cosa vuole dimostrare? Io... Lui gli fa pure l'urlo. È bellissimo. Dai! Ah, sta pedalando nell'aria. Sì.
Sì, anche questo non... Sì, 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 questo è un bug noto in Cyberpunk, ovvero seduti sul nulla. Però questo che si muove è la prima volta che lo vedo. Bellissimo. Sì. Ah, questo è mio, ragazzi. Allora, sì, guardate il mio incontro con un NPC su Fallout 76. Già si siete così e non va bene. Vabbè, ma fin qui... Scomparso. Scomparso. Dov'è? Dov'è? Andiamo, giriamoci, giriamoci, dai. Giriamoci, vediamo. Che cazzo ci fa là? Ok. L'altalena... Lui si trasla da solo. Va bene, vabbè, fin qui. L'altalena si muove da solo. Ancora, vediamo, parliamoci. Replay, tipo gallina. Ha cercato di starnazzare. Cioè, guardate, osservate come... Ma cosa fa? Mamma mia, senti, conviene ammazzarlo. Ma tu guardalo. È talmente buggato che conviene toglierlo dalla circolazione. Ma cosa... Conviene coglierlo. Ma cosa sta a fare? Che cosa sta... Infatti a Giotondo l'ho ucciso. Hai fatto bene. Oh. Un altro sorso di whisky. Ma se saresti sei morto. Saresti morto, ti ho già preso le munizioni e tutto, però va bene, Questo è anche successo a me, ragazzi. Sì, questa è la nostra bella Midnight. Sono io in Cyberpunk, questo comincia a sbattere nel muro, ragazzi, non riesce a capire come fare marcia indietro. Stava imbrogliando l'assicurazione. Tu dici, sì, voleva procurarsi tanto. Sì, dopo tipo 20 minuti, ragazzi, questo ancora era così che sbatteva, io mi sono scocciata, scendo e scomparso. Quindi tu sei stata 20 minuti ad aspettare. Per dire 20 minuti. È scomparso. Vediamo questo come se la cava ad aprire la porta. Ok, non benissimo. Poi premi il triangolo. Dai, apri con le mani. Devi spaccare in avanti. Non... Maledetto, ma non cominciare dalla cornice. Eccola. Esci, dai. Ah, ecco, River, secondo me, deve prendere la patente. Deve riprenderla. Deve riprenderla. Forse non l'ha mai presa. Così. Vuoi sta... Ah, forse è lui quello di prima che sbatteva continuamente. Guarda. È River. Mentre parla, guarda come qui. A me una volta ha travolto la mia macchina che la posteggia. Guarda, ammazza la gente. Ma allora sei cretino. Ma River, a parte quello che correva. Ma allora sei scemo. Ma allora sei proprio... Ma poi imperturbabile, come se non fosse successo nulla, ma... No, vabbè, fai una cosa, entra dentro i locali, vedi... Stai distruggendo... Perché lui, per esempio, non è ricercato dalla polizia, se ammazza? Perché? Perché? Ma dai, ma guarda là! Signore, ne abbiamo visti davvero esilaranti. E oggi ce ne state mandando sempre tantissimi. Cioè, secondo me potremmo fare un'altra puntata già entro gennaio, ragazzi, perché veramente ce ne arrivano tantissimi. Ma vediamo qual è stato il miglior bug della scorsa volta. Allora, qui già l'incidente dell'autobus. Sì. Guarda qui e basta. Guarda e basta. L'intelligenza artificiale di GTA. Vabbè, ciao. Sì, vabbè, fino a non è successo io. Quello è un altro incidente. Non gli sale addosso. Quello si alza giustamente e prende l'autobus. No, lo picchia. Lo picchia. Aspetta, non è finita. Lui giustamente reagisce. Sì, sì, sì. Ok, e fin qui anzi. E non è finita, signori. Effettivamente ogni volta i vincitori sono sempre più bravi a scovare dei bug straordinari, anche perché ormai, dopo tanti anni che facciamo questa rubrica, siete entrati nel mood, inseguo il bug in maniera tale che poi glielo faccio vedere a Raiden e Midna. Ma certe volte capitano cose assurde, sono capitate anche a me che non me li cerco sicuramente. Ma in realtà io ne ho un sacco salvati. Mi potevi darmeli. Ma sono scordato. Dovevo mandarvi la mail con tutto quel disclaimer. A proposito, ragazzi, se volete mandarci gameplays, grazie perché lo fate, vi ringraziamo sempre tantissimo. Seguite le istruzioni in descrizione. Ma soprattutto, ragazzi, votate il miglior bug di questa puntata. Mi raccomando, sempre link in descrizione. Noi vi ringraziamo, ci vediamo alla prossima. Ciao.